Grazie Presidente. Io voglio ringraziare il consigliere De Priamo per aver acceso un faro su questo problema dell'autismo. Tuttavia quello che lui propone con la delibera a sua prima firma non può essere realizzato con le modalità previste dalla delibera stessa. Soprattutto, come giustamente stava facendo notare l'assessore Baldassarre, noi ci stiamo già muovendo per dare delle risposte all'autismo, ma non solo all'autismo. E voglio ricordare che è vero che il fenomeno pare da degli studi che sia in aumento, ma è anche vero che l'individuazione di questa problematica nei soggetti che ne sono afflitti, il più è precoce e più consente di attenuare gli effetti. E qui noi non è con uno sportello alle famiglie che risolviamo la cosa. C'è già tutta una rete in atto, ma anche da anni. Spesso sono le stesse messe della scuola dell'infanzia che rilevano le problematiche, ma adesso anche le maestre che sono nei nidi sono in grado di rilevare i comportamenti anomali o le difficoltà che hanno i ragazzi e consigliare i genitori ed indirizzarli verso l'ASL, verso il consultorio, verso tutto un tipo di percorso in cui poi viene incluso anche il municipio. Quindi sappiamo che spesso è molto difficile anche accettare di avere nella propria famiglia una persona affetta da questa problematica e spesso è proprio l'accettazione di questo status che non consente alle famiglie di accettare gli aiuti proposti o le soluzioni proposte dalle istituzioni. E appunto per questo è importante che nel piano sociale cittadino siano previsti dei punti di ascolto e di aiuto per le famiglie. Noi non possiamo pensare di aprire uno sportello tematico ad hoc per ogni tipologia di problematica, innanzitutto perché noi abbiamo già degli sportelli che dovrebbero essere in grado, e auspichiamo che lo siano al più presto qualora così non fosse, in grado di dare una risposta e di indirizzare gli utenti quando vi si rivolgono. E mi sorprende ancora sentire delle sterili parole relativamente alla nostra delibera degli sportelli di ascolto sul bullismo e sul cyberbullismo. Io capisco che non capiscono la differenza e purtroppo io non posso altro che dirgli: studiate, imparate e forse poi riuscirete a capire la differenza tra uno sportello di ascolto e uno sportello che invece è di aiuto e di indirizzamento per prego consigliera per le problematiche e le tematiche. Ringrazio l'assessore per l'importante contributo che ha voluto dare a questa discussione e logicamente il nostro voto a questa delibera sarà no.